Allora, nel 1979 ho pubblicato questo mio primo libro dedicato alla liuteria, 40 anni di storia della Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, appunto, che mi era stato commissionato dalla scuola in quanto ero docente, poi sono stato anche vicepreside, collaboratore, eccetera, eccetera, responsabile della sezione liuteria. Questo libro ha avuto un notevole successo, è stata fatta una seconda edizione. E poi è un'edizione anche in inglese che ha avuto molta importanza sia negli Stati Uniti che in Giappone. E poi 10 anni fa abbiamo pubblicato la Scuola di Liuteria di Cremona 70 anni di storia. Infatti proprio in questi giorni si sta celebrando l'80° anniversario della nascita della scuola, nata appunto nel 1938 e 37 c'erano state le grandi manifestazioni del bicentenario stradivariano volute da Farinacci. Dopo questo libro, appunto, che ha avuto un, come detto, notevole successo, mi è stato chiesto proprio dalla scuola di pubblicare Come nasce un violino, un libro sulla tecnica della costruzione dello strumento, scritto insieme al maestro Scolari, che poi è diventato vicepreside della scuola quando io sono andato in pensione. Anche questo, ovviamente, con un numero notevole di edizioni e tradotto in varie lingue, francese, inglese, qui c'è anche l'edizione in giapponese. Una terza filone, perché mi era stato chiesto anche questo da un docente della scuola, molto, con il quale avevo una grande amicizia, che era il maestro Boldi, che mi suggerì il fatto che in Italia nessuno aveva affrontato questo argomento, che invece in vari altri paesi d'Europa, dalla Germania all'Inghilterra, alla Slovenia, eccetera, con lo Slavovic ad esempio, per cui mi sono dedicato a scrivere le unità italiane di ieri e di oggi. Sia un'edizione dal 500 all'800, la seconda edizione dall'800 ai nostri giorni. Questo secondo libro ovviamente è stato aggiornato secondo il tempo fino ad arrivare agli Utah in Italia, Varie Metres in Italy, questo malloppo in italiano e in inglese pubblicato da Perdisa che dovrebbe anche questo recentemente essere esaurito. In questo filone si inserisce gli Utai di Cremona nel Novecento, un libro dedicato a tutti gli allievi diplomati alla scuola di liuteria di 50 nazioni, quindi secondo le varie, suddivisi secondo le varie nazioni. E ovviamente sono stati pubblicati poi anche altri libri, come Dalla Bottega dei Miracoli, Cremona e i suoi violini, e uno dedicato alla famiglia Konia, un altro all'liutaio di Rostropovich. Oh, poi L'arte del suono, che è una pubblicazione che riguarda una mostra dell'ANLAI molto importante tenutasi a Rimini nel Museo della Città e collaborazione poi con altri autori come Montalbano, Il violino antico, un intoccabile feticcio e Armando Barbieri, che era un grande liutaio con una pubblicazione anastatica, Trattato di liuteria antica e moderna, dedicato ai giovani liutai di cui ho fatto la prefazione. E passiamo a recentemente. Recentemente c'è stata la pubblicazione degli Arcani dell'Anima, che è un mio romanzo che è relativo alla vita di Giuseppe Guarneri, che ha avuto un notevole successo, così come il saggio La sgorbia e il rossetto, che riguarda le liutaie in Italia. Poi, proprio in questo ultimo periodo, è uscito i nostri 20 concorsi nazionali e internazionali di liuteria ANLAI, che riprendono tutti i vari concorsi che ANLAI ha organizzato a Bisogna, a Milano, a Cremona, in tanti altri luoghi d'Italia, mentre in parte, praticamente anche per quanto riguarda la mostra concorso nazionale di liuteria di Baveno, questi 8 cataloghi sono stati eseguiti. Proprio ultimamente ho potuto portare a termine Una vita vissuta dedicata a Pierangelo Balzarini, un liutaio cremonese morto giovanissimo, che era uno dei più grandi liutai della Cremona di fine Novecento, un libro su Giuseppe Fiorini, e a questo proposito voglio ricordare che recentemente l'ANLAI ha realizzato un convegno Fiorini dimenticato, perché Fiorini quando nel 1930 ha regalato i cimeli stradivariani al comune di Cremona, Farinacci finse di non essere a Cremona proprio perché aveva in animo di realizzare la scuola di liuteria e quindi aspettava il 1937 per le manifestazioni del bicentenario stradivariano.
però dal 1913 sia come Anlai, sia come Liak, sia come studiosi, amanti della liuteria, liutai eccetera, chiediamo a Cremona che si sdebiti nei confronti di questo grande liutaio che insieme a Sacconi ha riportato la liuteria italiana, il metodo stravinskiano all'attenzione del mondo intero, ma Cremona ancora non risponde. Infine, Il liutaio del vento è un libro dedicato al liutaio calabrese, allievo di De Bonis, soprattutto perché vogliamo rinascere anche nel sud, c'era già la scuola di Bisignano, ma che si chiuse, un'altra scuola, anche perché oltre a Cremona, Parma, Milano, eccetera, ci possa essere anche nel sud una scuola di liuteria molto importante per i giovani. Prossimamente usciranno altri due libri che sto terminando di concludere. Uno riguarda Jacopo Stein, ne sarà un altro romanzo come quello relativo a Guarneri del Gesù, un liutaio molto importante nel suo periodo in quanto era considerato allo stesso livello di Stradivari, anche se i suoi strumenti oggi non suonano più, una vita veramente particolare e disastrosa, e l'altro dedicato a Sacconi giovane. Sacconi quando appunto negli anni prima della guerra si trovava a Palermo e fu allievo di Sgarbi e sono tutta una serie di documenti che riguardano sia la costruzione dello strumento sia le sue ricerche sulla vernice e penso che possa essere di grande interesse. Uno dei prossimi libri sarà dedicato a Michele Sangineto, il liutaio delle arpe, dei salteri, che praticamente interessante sta. E sarà il protagonista, almeno con le sue mani, di un film di prossima edizione su Skype su Leonardo da Vinci per i suoi 500 anni e quindi sarà sicuramente un personaggio che diventerà famoso e quindi di conseguenza anche questo libro. L'ANLAI, Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana, ha sede a Cremona in via Calatafimi 2 e in via Levi 8. È un'associazione nata una decina di anni fa, che porta avanti in maniera particolare lo sviluppo della liuteria italiana, delle scuole di liuteria in Italia, i concorsi, soprattutto a favore di giovani, i concerti, noi abbiamo una collaborazione anche con la televisione di Cremona, che è Cremona TV, Cremona 1 TV, e siamo già giunti alla settima edizione di Eventi in Musica, Cremona Classico, una serie di concerti che vengono registrati e poi diffusi ogni anno su varie televisioni d'Italia. E la nostra associazione porta avanti appunto questi discorsi della liuteria e nel suo sviluppo, tant'è vero che nel direttivo che abbiamo svolto anche recentemente in occasione del convegno, come dicevo prima, Fiorini Dimenticato, abbiamo deciso la presenza in Colombia nel gennaio del prossimo anno, perché siamo stati invitati al Festival di Cartagena, e poi la collaborazione con il quarto concorso internazionale di Pechino, anzi l'ANLAI raccoglierà tutti gli strumenti di tutta Europa, degli liutai professionisti d'Europa che vogliono partecipare al concorso di Pechino, in modo che partano insieme, vengano sdoganati insieme, quindi ci sia anche una garanzia per quanto riguarda la partecipazione e la conservazione dello strumento. Infine, a settembre si svolgerà il decimo concorso internazionale di liuteria che si sarà svolto a Sesto Fiorentino e la cosa importante è che il membro e presidente della giuria di questo concorso sarà il grande Misha Majski, con il quale abbiamo avuto un incontro nei giorni scorsi e ha confermato la sua disponibilità.